Com'è andata la notte e qual è la situazione oggi? Ieri verso mezzanotte, da mezzanotte in poi abbiamo avuto un'altra ondata di piena che è terminata verso le 2 del mattino, quindi c'è stata un'attività da parte nostra, da parte delle squadre, per cercare di liberare il più possibile le strade dall'acqua. Il sistema dei canali ha funzionato, però la quantità di acqua scesa durante la pioggia anche da parte dell'impluvio a Monte di Sapri è stata veramente eccessiva e ha provocato queste varie esondazioni. Stamattina abbiamo decine di squadre al lavoro per cercare di ristabilire un minimo di pulizia anche da frango e detriti delle nostre strade, e ci stiamo preparando anche alle prossime giornate perché sono previste ulteriori piogge, speriamo non di questa intensità. Che cosa si può fare appunto di fronte a questa situazione? Ma durante gli eventi meteorologici è importante rimanere in casa, circolare il meno possibile con le autovetture, anche per dare la possibilità alle squadre, ai volontari di poter operare per cercare di liberare i piccoli intasamenti che vengono a crearsi. Quindi c'è bisogno di grande collaborazione e purtroppo quando gli eventi sono così importanti, tutte le opere anche di prevenzione che vengono fatte a un certo punto poi collassano e succede quello che è successo in questi giorni. Il dato importante è comunque che al termine degli eventi atmosferici, subito dopo aver liberato piccole intasature che vengono a crearsi lungo le strade, il deflusso immediato, anche avendo un inizio di mareggiata alle porte, perché nei prossimi giorni è previsto anche una mareggiata di libeccio, che normalmente è una condizione che tappa ulteriormente il normale deflusso delle acque per quanto riguarda i nostri canali che arrivano a mare, quindi c'è da mantenere sempre di più alta l'attenzione ed è per questo che oggi stiamo completando ancora di più le pulizie che già nella giornata di ieri erano state effettuate. Ieri sera erano arrivate anche 3 squadre da parte della Protezione Civile regionale, oggi abbiamo squadre di ditte, di volontari, la comunità montana, il CONSAC e tutti gli altri volontari che stanno lavorando affinché si possa ristabilire una normalità all'interno della città. Le scuole chiederete lo stato di calamità per questa situazione? Noi abbiamo completato anche carte fino stamattina, erano le 6:30 che eravamo in comune con il COC a valutare tutte le possibilità. Siamo in contatto con la sala radio regionale, con l'ingegnere Giulivo e quanti, il CUGRI che da sempre vigila sui nostri interventi che vengono fatti in città per valutare tutte le possibilità e anche ulteriori interventi che permettano di mitigare ulteriormente eventi calamitosi di questo tipo. Così lavora spesso in emergenza, cosa si può fare per la prevenzione? Perché queste situazioni si ripetono con tale frequenza? Prevenzione, siamo stati abituati a farne tante in questi anni. Ricordo che non più tardi di una settimana fa abbiamo completato un altro intervento importante nella località San Francesco. Dobbiamo continuare a investire in sicurezza. Sappiamo benissimo che la difficoltà di Sapri non è solo la pioggia che cade sul nostro suolo comunale, ma anche quanto accade a monte. E l'investimento in manutenzione sicuramente va fatto importante anche in sinergia con gli altri comuni, perché poi Sapri è destinatario di tutte le acque che arrivano da monte e anche delle manutenzioni che vengono fatte sulle aste terrentizie nei comuni limitrofi.